pronta a rinascere, 7 anni da sindaco è il titolo dell'appuntamento che questa sera si terrà qui in Piazza del Popolo a Pesaro, dove il sindaco Matteo Ricci parlerà alla cittadinanza, cultura, sport, mobilità sostenibile, infrastrutture, tanti temi sul tavolo. Buonasera a tutti, buonasera al pubblico di Pesaro e buonasera e vi ringrazio per essere venuti qui a partecipare a questa serata che vuole essere un'occasione di incontro innanzitutto dopo tanto tempo e anche un'occasione di confronto con il sindaco per parlare un po' di Pesaro, di quello che è stato, di quello che è e di quello che sarà anche alla luce dei 15 durissimi mesi che abbiamo trascorso e che speriamo di esserci lasciati alle spalle. Adesso intanto chiamo con me sul palco i protagonisti di questa serata, invito ad entrare il protagonista assoluto che è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e fategli un bel applauso, grazie sindaco. Grazie. E poi le giornaliste che insieme a me porteranno avanti questa conversazione, Elisabetta Rossi del Resto del Carlino ed Alessandra Massi dell'ANSA. Innanzitutto voglio ringraziare il sindaco che, chiamandoci a condurre con lui questa intervista, ha già sorpassato le polemiche sulle quote rosa, perché facciamo le polemiche sulle quote azzurre, visto che siamo tutte e tre donne, a tempestargli di domande. Per quanto riguarda la serata, il titolo è abbastanza simbolico, perché sono 7 anni da sindaco. 7 anni è sempre un numero abbastanza importante, perché è il settimo giorno della fatica dopo il lavoro, ma è il settimo giorno anche degli anni, 7 anni di guai. Poi ci sono, capito, le 7 meraviglie, anche i 7 nani volendo, però in realtà questo qui vuole essere 7 anni del suo mandato, primo e secondo mandato, ed è un numero secondo me particolarmente simbolico, perché subito dopo l'elezione del 2019, quindi del secondo mandato, ci sono stati 9 mesi dopo una pandemia che ha creato una sorta di tempo sospeso, in cui noi siamo stati sospesi, l'Italia è stata sospesa e anche Pesaro è rimasta sospesa, o forse no. Ci abbiamo a questo proposito un video che io proporrei di lanciare, che sarà una sorta di piccolo bignamino delle opere che sono state fatte, di quelle che sono in questo momento intraprese e di quelle che verranno e da cui si potrà iniziare a partire per questa conversazione. Thank you.
video abbiamo fatto una sorta di compendio di questi 7 anni di amministrazione. Ci sono stati dei progetti che sono già stati realizzati, penso alla nuova scuola di Via La Marmora, la nuova scuola Brancate che di recente ha vinto anche un prestigioso riconoscimento. Penso a dei progetti futuri e dei progetti work in progress. 7 è un numero al quale io sono affezionato perché era il mio numero preferito quando giocavo a pallone, quindi gran parte della mia, diciamo, breve carriera calcistica, in gran parte amatoriale, è stata caratterizzata da questo numero. È un numero però importante perché dimostra che abbiamo fatto davvero un bel pezzo di strada insieme, ed è un numero che ci fa capire che mancano solo 3 anni e quindi che a maggior ragione dobbiamo adesso correre, perché abbiamo tantissimi progetti, tantissime idee e perché siamo in una fase straordinaria. Oggi abbiamo un'opera, abbiamo inaugurato quest'opera davanti all'ospedale, nella muro della caserma militare, e io partirei da qui perché siamo alla fine di 15 mesi drammatici, 15 mesi che hanno sconvolto il mondo e 15 mesi che hanno sconvolto anche la nostra città. Un anno, 15 mesi fa, questa piazza era deserta e noi non sapevamo dove mettere le mani, ci mettevamo le mani nei capelli, ci veniva da piangere per ogni notizia che ci arrivava di persone defunte, ci veniva da piangere per lo strazio delle famiglie che non hanno potuto salutare neanche i propri cari perché non si potevano fare i funerali. Questa città è stata travolta, dopo Bergamo e Brescia siamo stati purtroppo una delle città più colpite nella prima ondata. Ed è stato uno shock generale, innanzitutto per me, per tutta la cittadinanza, per le famiglie. Si sentivano solo le ambulanze e anche noi abbiamo rischiato, come Bergamo, di avere la fila di salme portate via dall'esercito, perché se non avessi avuto l'aiuto del sindaco di Cesena e del sindaco di Ravenna, che hanno ospitato nei loro impianti di cremazione le nostre salme, noi avremmo avuto esattamente la situazione di Bergamo. Marzo abbiamo avuto quadruplicata la mortalità, e per dare dei numeri, nel 2019 i morti erano stati circa 80, nel 2020 sono stati 340 nel mese di marzo. Più che raddoppiata nel mese d'aprile, è stata una tragedia che dal dopoguerra è la tragedia più grande che anche la nostra città ha mai vissuto. E quindi sono stati mesi di resistenza dove abbiamo dovuto reinventarci, abbiamo cercato di metterci a disposizione della città, abbiamo fatto tante iniziative, dalle mascherine, le mascherine per i bambini, i bonus spesa che continueremo a dare, i fondi anticrisi, gli aiuti alle categorie più colpite, le palestre, gli hotel, i ristoranti. Abbiamo cercato di fare di tutto e di più per aiutare la comunità che soffriva. Più di 5 milioni di euro abbiamo investito in più del bilancio solito nell'emergenza Covid e continueremo a farlo. Ed è per questo che oggi abbiamo voluto inaugurare questo murales, perché è come fosse il quarto stato, così l'artista ha provato a definire questo momento. I protagonisti sono le figure che sono state, diciamo, involontariamente protagoniste di questo momento. I medici e gli infermieri che ci hanno difeso, al quale va un ringraziamento straordinario. Hanno fatto un lavoro pazzesco. Più di una volta sono stato a trovarli in ospedale, davvero lavorare in quelle condizioni, con quella pressione è stato davvero incredibile, quindi va un plauso all'azienda ospedaliera, all'azienda sanitaria locale, è stato complicatissimo. E poi abbiamo voluto ringraziare gli altri, la Croce Rossa, la Protezione Civile, tutti i volontari che ci hanno dato una mano. E quindi è un segno che rimane di una città che non dimentica un momento drammatico, ma che da questo momento drammatico vuole trovare la forza per guardare avanti e per rinascere. E questo è un po' il tema della serata. Questa sera ha fatto il bilancio dei suoi 7 anni di mandato. Sorge spontaneo chiederle cosa è stato fatto e cosa resta ancora da fare per questa città. È stato fatto tanto e i pesaresi ce l'hanno riconosciuto 2 anni fa, dandoci ancora fiducia con un largo consenso. Però adesso, dopo questo anno drammatico, siamo
in una fase straordinaria nella quale davvero possiamo far volare ulteriormente Pesaro. Ci sono tante risorse che arrivano dall'Europa, tante risorse che arriveranno dal governo nazionale e noi ci stiamo attrezzando per coglierle e tante già ne abbiamo prese, perché già risorse per la stazione che sono state definite per la nuova stazione, e bandi che abbiamo già preparato dal San Benedetto ad altri contenitori culturali del centro, delle frazioni, delle colline. E quindi siamo davvero in una fase straordinaria nella quale abbiamo bisogno di progettare, di darci da fare per portare più opportunità possibili a Pesaro. L'economia fra l'altro sta andando discretamente, perché il mobile sta andando bene, la meccanica sta andando bene, l'edilizia ha ricominciato grazie agli incentivi a rimettersi in moto, e quindi abbiamo bisogno di sostenere questa ripresa economica con una bella stagione turistica e con tanti investimenti pubblici. C'è la preoccupazione della velocità, perché la mia preoccupazione è quella di non riuscire a mettere a terra le tante risorse che abbiamo già portato e che potrebbero arrivare. Troppa burocrazia, abbiamo bisogno di semplificare e velocizzare, perché altrimenti il paese rischia di perdere una grande opportunità. Questo mi pare il problema più grande che avremo nei prossimi mesi per far decollare la nostra città e per contribuire a una ripresa del nostro paese dopo quest'anno terribile per l'emergenza Covid. Capitolo ciclabili, ha annunciato delle novità questa sera? Sì, continuiamo, abbiamo già finanziato molti ciclabili anche quest'anno, la ciclabile che arriverà a Vismara, la regione ha finanziato la ciclabile sul Foglia che arriverà a Montelabate, abbiamo finanziato quella su Via Fratti, quella che andrà a Villa Fastigi verso il lago Penserini nel lungo Foglia, e poi tante altre che finanzieremo nei prossimi anni. Sono circa 8 milioni le ciclabili che dovremmo, per 8 milioni dovremmo finanziare le ciclabili nei prossimi anni, però sono convinto che grazie alle opportunità che avremo riusciremo a completare la rete delle ciclabili che abbiamo in mente fino a Villa Cecolini, che è il tratto diciamo più costoso che ancora dobbiamo finanziare. Mancano pochi anni alla fine del suo mandato, dove si vede il sindaco Matteo Ricci in futuro? Ma io adesso intanto mi vedo pancia a terra su Pesaro, perché come dicevo poco fa ho la smania di fare più cose possibili e di portare a Pesaro più opportunità possibili, sapendo che magari molte opere non le vedrò, le vedranno altri, ma credo che sia il mio dovere in questo momento storico dare più opportunità possibili di rinascita a Pesaro, alla nostra bella provincia. Poi vedremo se i pesaresi apprezzeranno, questo sicuramente sarà un aiuto in più, una spinta in più per magari vedere se l'esperienza da amministratore locale può diventare un contributo maggiore anche per il mio paese. Però lo vedremo, io la politica nazionale la sto già facendo da anni come sindaco e quindi penso che continuerò a impegnarmi in questa direzione, sperando di fare bene per la propria comunità e di avere il consenso necessario per continuare ad operare per la nostra bella terra, per la nostra bella provincia. Ha parlato anche del codice degli appalti, tra l'altro fatto dai suoi colleghi del PD, ha detto quello che hanno fatto non funziona, bisogna semplificare. Non funziona, lo sto dicendo da anni, tant'è che si va in deroga e soprattutto ho detto a molti miei colleghi del PD, non sindaci, perché i sindaci la pensano più o meno tutti come me, che devono togliersi dalla testa l'idea che delle regole più semplici siano un modo per favorire la criminalità. È l'esatto contrario. Nelle cose complicate la criminalità e l'illegalità sguazza. Nelle cose complicate chi sbatte il muso sono le persone per bene, i professionisti, gli imprenditori, i sindaci, quelli che vogliono fare le cose. E quindi davvero questa volta deve uscire un paese più semplice e più veloce. Qualche passo avanti è stato fatto con l'ultimo DL semplificazione, però ancora non ci siamo. Con queste regole qui l'Italia rischia di perdere l'opportunità storica del recovery plan. Sindaco, la cosa che vorrei fare è fare più cose possibili. Mi ha preso una smania... Ruffone. Sì, no, nel senso che qualcuno dice, ma in genere questa smania c'è al primo mandato, no? Perché al primo mandato tu vuoi essere rieletto e quindi cerchi di fare più cose possibili perché devi convincere gli elettori a ridarti la fiducia. E invece io adesso ho una smania maggiore del primo mandato, perché so bene che molte delle cose delle quali discutiamo anche stasera purtroppo non le vedrò da sindaco, ma io voglio fare il massimo, voglio lasciare un'eredità importante a questa città. Poi magari le inaugureranno altri, non fa niente, ma voglio interpretare al massimo questo momento nel quale noi possiamo creare una rinascita, diciamo un nuovo rinascimento. La rinascente al limite. Un nuovo rinascimento, perché è il momento storico,
E quindi se riusciamo a portare avanti più progetti, a portare a Pesaro più risorse possibili, noi avremo un cambiamento di sviluppo, di modernità per la nostra città per qualche decennio a venire. Quindi quello che io voglio fare è non perdere un minuto per fare più cose possibili. Parliamo bene della nostra città, no? Non è che perché fare un dispetto al sindaco si fa un dispetto alla città, ce lo dico in generale. Io fra l'altro, ripeto, ormai le polemiche a me mi passano sopra, non mi interessa niente. Mi dispiace solo per la città, perché a volte mi rendo conto che non abbiamo tolto il freno del provincialismo. Se togliamo il freno del provincialismo, il nostro orgoglio di essere di provincia, abbinato a una sana ambizione nazionale e internazionale, ci può far volare. Ecco, questo è il momento nel quale progettare la rinascita di una città che può volare. Questo è il momento, dobbiamo crederci, lasciarci alle spalle il momento doloroso che abbiamo vissuto e anche in memoria di coloro che non ci sono più, tante persone purtroppo che conoscevo anche io, dobbiamo mettercela tutta per far di Pesaro una città ancora più bella, ancora più vivibile, ancora più green, ancora più accogliente e ancora più coesa. Questa è la sfida che abbiamo nei prossimi mesi.